in città Salerno, sulle colline. Da qui parte quest'oggi un'ordinanza affinché i proprietari terrieri possano tenere cura dei loro fondi. Non possano, debbano tenere cura dei loro fondi. C'è un'ordinanza che abbiamo predisposto anche in costanza del mese di agosto, che si preannuncia torrido, così come è stato giugno e luglio, e quindi saranno tenuti, oltre a un'ordinanza di ordine, chiedo scusa del pasticcio, di ordine generale, abbiamo fatto anche delle ordinanze mirate a singoli proprietari per incitarli a tenere in ordine i loro tenimenti. Un fenomeno disastroso, grazie a Dio a Salerno, insomma, nei limiti del possibile è stata sufficientemente contenuta l'azione dei piromani, ma diciamo brucia la regione Campania, ma brucia l'Italia, come è noto. Per la verità il presidente De Luca ha messo in atto una serie di interventi importanti, tempestivi come al solito, chiamando anche il ministro Pinotti per una sinergia anche con l'esercito, predisponendo gli atti affinché il servizio partisse come ogni anno il 15 luglio e aggiungendo altri 200.000 euro per gli incendi boschivi. Quindi da questo punto di vista, come al solito, la regione ci è stata vicina e noi dal canto nostro tenteremo di tenere alta la guardia. Ho disposto anche dei controlli della Polizia Municipale in alcuni siti, come dire, suscettibili di incendio, però vi renderete conto che rispetto a delle azioni provocatorie e malavitose si è in qualche modo in difficoltà. È un fenomeno purtroppo generalizzato, del quale si fa fatica a venirne a capo proprio in termini di conoscenza razionale. Io faccio fatica ad immaginare quali sono le spinte che muovono ad azioni così scellerate, oltre quelle malavitose e provocatorie, ma anche queste mi sembrano in tutta onestà senza un costrutto particolare, senza esso, se non quello della provocazione, dell'azione di divitazione, l'azione sciagurata che crea disturbo e allarme sociale. Un invito ai cittadini a tenere alta la guardia, ai proprietari di tenere cura dei fondi. Noi facciamo quanto è nelle nostre umane possibilità e tenete conto che non è che abbiamo un esercito di persone che si può muovere su questo aspetto. Io comunque chiederò anche un incontro specifico anche in prefettura per verificare la possibilità di pattugliamenti come interforze. Però non voglio agitare fantasmi, mi sembra che le condizioni sono preoccupanti ma non tali da, per quanto riguarda la città di Salerno, da metterci in un allarme grave, però l'allarme c'è. Tenteremo di seguirlo ed essere sul pezzo nei limiti delle nostre possibilità.